Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, un video un po' che si discosta dagli ultimi, appunto, che riguardavano un pochino la quarantena e che appunto, visto il periodo dell'avvicinarsi della Pasqua, ho pensato di fare per cambiare un pochino argomento e fare un video un pochino più leggero. Infatti andremo a parlare di tradizioni strane che ci sono in questo periodo in giro per il mondo, una sorta di giro del mondo virtuale nelle tradizioni di Pasqua, quelle un pochino più particolari. La prima tradizione di cui vi parlo è quella ungherese, in cui il giorno di Pasquetta gli uomini inseguono le donne spruzzandole di acqua e profumo di colonia, chiedendogli appunto un bacio. Questa azione sembra che sia di buon auspicio sia per la salute che per la fertilità. Per la seconda tradizione ci spostiamo in Francia, in cui nella città di Aix, spero si dica così, viene preparata un'enorme frittata con circa 4.500 uova. Questa tradizione arriva dal periodo napoleonico, quando Napoleone appunto si è fermato in città con il suo esercito e per sfamarlo appunto ha creato un'enorme frittata utilizzando le uova del paese. Andiamo oltreoceano, in Nicaragua, per la terza tradizione, in cui viene rappresentato in genere il tradimento di Giuda con una sorta di caccia all'uomo in versione biblica, in cui praticamente alcuni volontari si travestono da Giuda e vengono cercati, inseguiti e catturati dagli altri. Torniamo in Europa con Siviglia, in Spagna. In città convivono 52 confraternite religiose e durante il periodo di Pasqua mettono, tra virgolette, in scena la rappresentazione della crocifissione. Vengono in genere accompagnati da bande, ceri e statue. Una cosa molto simile la troviamo anche in Umbria, ad Assisi, con la processione degli incappucciati. Andiamo al nord, in Svezia, in cui a Pasqua i bambini si travestono e vanno casa per casa offrendo i loro disegni in cambio di dolcetti. Forse vi può ricordare qualcosa legata ad un altro periodo dell'anno, fatemelo sapere in un commento qui sotto. Tornando ai climi un po' più caldi, andiamo a Corfù, in Grecia, in cui la tradizione vuole che il sabato di Pasqua, la mattina ci si ritrovi tutti insieme a lanciare piatti, padelle, pentole, in modo tale, rompendoli anche ovviamente, o comunque sia ammaccandoli. Viene appunto celebrato così l'arrivo della primavera ed è di buon auspicio che il raccolto successivo sia buono in modo da poter ricomprare quello che è stato rotto lanciandolo dalle finestre. Una tradizione molto simile a quella ungherese la troviamo in Repubblica Ceca, ma anche in Repubblica Slovacca, in cui gli uomini inseguono le donne colpendole in maniera assolutamente non violenta con dei rametti di salice. Questo perché, secondo la leggenda, il salice porta fertilità e quindi è di buon auspicio. Arriviamo in Italia, dove a Firenze c'è la tradizione dello scoppio del carro, detto anche colombina. Prevede che un carro venga portato in giro per le vie della città da due mucche bianche fino ad arrivare alla cattedrale. Qui l'arcivescovo lancia sul carro una pietra a forma di colomba che dà inizio a una serie di giochi di fuoco e anche alla sfilata medievale. Nell'arcipelago delle Bermuda invece è tradizione il giorno di Pasqua che ognuno realizzi il proprio aquilone a forma di croce, quindi quello più tipico, e lo si fa volare mangiando pane caldo e torte di merluzzo. Nelle famiglie della Bulgaria invece va in scena la lotta delle uova, che vede come vincitore l'ultimo ad essere rimasto con l'uovo intatto, e questa persona per l'anno che verrà sarà quella di maggiore successo in famiglia. Negli Stati Uniti invece va in scena il giorno di Pasqua una sorta di caccia al tesoro con le uova. Gli adulti della famiglia, o anche mettendosi d'accordo a quartieri proprio, nascondono le uova in casa, in giardino o appunto in tutto il quartiere, e i bambini dovranno trovarne il maggior numero possibile. In Germania invece fanno una cosa un po' diversa con le uova perché utilizzano delle uova decorate per appunto fare una sorta di albero di Pasqua. È una cosa che in realtà è tipica della Germania, ma che è comunque un qualcosa che è stato un po' esportato anche al di fuori dei confini tedeschi. Bene ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, che vi abbia un pochino intrattenuto. Come avete potuto notare, ho ripreso a fare due video a settimana, anche perché comunque sia sono per me un modo per passare il tempo. In ogni caso, il fatto di registrarli, montarli, eccetera, mi permette di passare un po' di tempo e poi in ogni caso sono di intrattenimento per chi vorrà vederseli per passare qualche minuto della propria quarantena insieme a me. Spero che il video vi sia piaciuto, nel caso lasciate un bel like. E iscrivetevi al canale perché appunto arriveranno nuovi video anche il venerdì alle 18, non solo il martedì sempre alle 18.
se avete qualche altra tradizione strana da farmi conoscere, lasciatela in un commento qui sotto. Sempre qui sotto, in descrizione, trovate link a tutti i miei social in cui seguirmi in diretta nelle mie avventure in quarantena e anche non, quando appunto finirà tutto questo. Noi ci vediamo al prossimo video e vi dico, have a nice life!